Buon sabato amici di Chef in Cucina, bentornati all'appuntamento con le nostre ricette senza glutine. Oggi il protagonista è il nostro chef Antonio Di Gioacchino. Ciao Jennifer, bentornati a voi nella mia cucina. Oggi ci propone una ricetta friulana perché benché noi siamo comunque in pieno clima natalizio, anzi adesso praticamente ci avviciniamo proprio alla notte di San Silvestro, questa ricetta secondo me, oltre ad essere senza glutine, è anche perfetta per un antipastino sfizioso. Semplicissimo, un antipasto, fa un secondo, però andrebbe meglio come antipasto. Ecco, se ci vogliamo cimentare in una ricetta non propriamente abruzzese, approfittando proprio di queste feste, beh, siete sintonizzati sul canale giusto. Sì, diamo la possibilità ai nostri ospiti di assaggiare un piatto diverso, insolito e semplice. Praticamente siamo in Friuli, e il Friuli è una terra dove la cucina è stata contaminata da diverse culture, sì. Ecco, sentiamo i sapori dolci, l'agro. E... come piace a me, certo. Sì, e oggi andremo a fare il frico friulano. Frico? Il frico è una ricetta sempre di recupero della... diciamo dell'entroterra friulano, sì. E si fa con del formaggio montasio e delle patate. Quindi piatto banalissimo, e vederlo sempre una frittata, però è senza uova. Okay. Praticamente le patate vanno legate da questo formaggio, che le parti tagliate che si seccavano rimanevano così e si riutilizzava per fare questo piatto. Guarda chef, mi è proprio incuriosito perché poi tra l'altro le ricette con pochi ingredienti secondo me sono anche quelle un po' più difficili, cioè nel senso facili da realizzare ma difficili per soddisfare il gusto, quindi è veramente vero, è vero, perché magari la facilità è quella di poterle fare in qualsiasi momento, sì. Perché magari capita delle volte che uno dice oddio voglio fare questo, oddio non c'ho questo ingrediente, oddio non c'ho questo. Le ricette fatte con pochi ingredienti praticamente ecco un piatto di recupero, sì, riusciamo, sì, a farle in qualsiasi momento, perché dentro casa abbiamo sempre qualcosina che possiamo utilizzare per fare questa ricetta. Ma se tu pensi alla cucina delle nostre nonne, io voglio salutare il professor Francesco Galiffa che ha scritto un'introduzione per l'inserto che il centro ha dedicato alle nonne, che ha avuto un grande successo e che sicuramente riproporremo. Ha scritto un'introduzione veramente molto bella, dove lui parlava di come le donne una volta, quindi quelle che oggi sono le nostre nonne, erano veramente delle creatrici incredibili, perché questi piatti nascevano da una necessità, cioè quella comunque di dover cucinare con quello che si aveva a disposizione, e creavano delle cose meravigliose e assolutamente semplici, quindi qualcosa di veramente eccezionale. Ingredienti, abbiamo detto patate, formaggio montacio, olio, cipolla e sale. Quindi veramente proprio semplicissimo. Semplice, andremo a mettere dell'olio in una padella. Chissà se in Friuli avranno questo olio, chef. Questo è l'olio delle nostre colline. Meraviglioso. Allora, facciamo la cipolla. Quindi tagliata... tritata, okay. Anche grossolana. Okay. Tanto la faremo appassire. E andremo a mettere le nostre patate. Quindi praticamente quasi insieme, cipolla e patate. Insieme, sì. Fuoco basso, se no altrimenti la cipolla brucia e le patate non arrivano alla cottura desiderata. Questo abbinamento cipolla e patate a me piace, chef, sai? Allora, aggiustiamo un po' di sale e lo facciamo andare una ventina di minuti. Ripeto, a fuoco basso, le faremo appassire. Quando le patate sono ben cotte, morbide, andremo a mettere il nostro formaggio, okay, che è un misto di montasio stagionato e quello fresco. Ok, perfetto, chef. Ebbene, amici, trascorsi 20 minuti, il risultato ecco è questo. Ecco qua le patate appassite. Andremo a mettere il nostro eccolo montasio. Qua, chef, te lo passo.
Ma i formaggi comunque vengono utilizzati tantissimo al nord. Ascolta, e anche in quantità... zone di montagna, diciamo che... Beh, è un po' una conseguenza, no? Dei pascoli. La disponibilità, l'abbondanza del formaggio poi porta naturalmente ad utilizzarlo. L'abbondanza delle mucche, l'abbondanza del latte, si fa il formaggio, yogurt, il formaggio, burro, abbiamo praticamente questi prodotti che... Ok. Allora, chef. Allora, trascorsi, diciamo, il formaggio deve sciogliere e lega le patate. Praticamente fa quello che in una frittata lo dovrebbero fare le uova. Okay. In questo caso lo fa il formaggio. Prende la parte dell'uovo. Essendo un formaggio molto, diciamo, oleoso, okay, quando lo sporzioniamo... Sì. È buona abitudine metterlo in una carta che assorbe praticamente l'olio del formaggio e lo possiamo... Ecco, qui dobbiamo fare un po' d'attenzione. Un po' d'attenzione. Wow, ma questa deve essere una bontà incredibile. Questa è proprio ghiottissima come cosa, chef. Che meraviglia! E andremo a metterla nel piatto. Allora, facciamo raffreddare un po' che si addensa, si rapprende. Sì, okay. La tagliamo. Che poi comunque, ecco, vedi, alla fine è un'operazione, è una ricetta veramente semplicissima. Semplicissima, però, sì. Secondo me è gustosissima. Veramente gustosa. Cioè, proprio... Le patate, poi... Patate, formaggio, cioè... Perfetta, da fare proprio durante queste festività natalizie, anche se vi avanza un po' di formaggio, anche magari una mozzarella passita che abbiamo utilizzato un formaggio tipico friulano. Però possiamo anche personalizzare, usare un formaggio che abbiamo noi, che ci va un po' più, ci piace un po' di più. Certo. Certo, no, ma è molto semplice. Poi ecco, siamo proprio in pieno clima natalizio, quindi magari a casa ci avanzano delle mozzarelle passite. I formaggi ci stanno sempre periodo natalizio. Quindi magari approfittate per fare questa ricetta. Ecco qua, il frigo friulano, una ricetta semplice di recupero e buona. Grazie Antonio e grazie ai nostri amici per essere stati insieme a noi. Oggi vi salutiamo dal Friuli, ci vediamo domani. Ciao. Utilizzo di cereali antichi può essere molto protettivo nei confronti di sviluppo di celiachia. Se colleghiamo cereali antichi con i legumi, ultimi studi scientifici indicano che le proteine presenti nei legumi proteggono ulteriormente dallo sviluppo di celiachia. Cereali antichi come kamut, solina, grano saraceno, saracolla sono quelli che dovremmo sfruttare tutti i giorni in cucina.